Namaste, io sono AceTheBrave e bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che vi mostra un gioco nuovo che sta per uscire o che è già uscito, che potrebbe diventare anche una serie sul canale. Questo è un gioco molto molto particolare, divertente anche devo dire, che vi aspetto tra pochissimo appena siamo riusciti a vedere l'introduzione, che trovo molto interessante. Ci sono quattro personaggi che come vedete si mettono a combattere in un villaggio, grafica abbastanza pixellosa ma fatta anche abbastanza bene devo dire, ma quando vedrete il gameplay sicuramente vi piacerà perché è un beat 'em up vecchio stile, sarà molto interessante da esplorare e si chiama Clan N. Questo è un gioco che mi è stato dato appunto da Creamative, non mi ricordo mai come si pronunci la cosa, è proprio di quest'anno. Quindi iniziamo pure, vedete che anche in italiano ci sono un paio di impostazioni semplici. Devo giocarlo anche su un'altra, per quello non vedete la webcam in questo, perché devo giocare in un'altra piattaforma purtroppo. Abbiamo la campagna breve, la campagna completa e alcuni minigiochi. Facciamo pure la campagna breve che così vi mostro il tutorial iniziale. Abbiamo quattro personaggi che fanno parte del nostro arsenale e in questo caso è un cooperativo, quindi si può giocare fino a 4 persone con 4 controller o anche tastiere, insomma c'è un po' di tutto. Abbiamo Akira, Reina, Daiki e Taru, che prenderemo lui. Avevo già usato Akira, però proviamo un altro personaggio così vi do anche una differenza così. E il bello è che appunto ci possiamo muovere e vedete che possiamo usare sia l'analogico o meno. Ed è fighissimo secondo me perché abbiamo la possibilità di fare un bel po' di roba. Quindi possiamo usare X per colpire. Cosa serve il premere L? Non lo so. Ah ok, possiamo tenere premuto L per correre. Perfetto. E abbiamo due tipi di attacchi, quindi attacco pesante e attacco leggero. Questo possiamo anche caricarlo per fare più danni. E abbiamo le combo. Quindi è molto spiegato molto velocemente. Questo è il fatto che possiamo usare R invece per poterci muovere da questa parte. E poi abbiamo un'arma a proiettile. In questo caso lui ha i kunai. C'è chi ha gli shuriken e robe varie. Quindi abbiamo una cosa interessante da questo punto di vista qua. Qua possiamo distruggere queste per recuperare qualche cosuccia interessante. LB ci permette di fare le super mosse, che in questo caso è quel drago lì che non si vedeva da una parte, ma va bene lo stesso. E possiamo anche parare con RB. Quindi spiegato velocissimo in un attimo. Abbiamo la A per saltare. Qua ci recuperiamo l'energia. E tra l'altro ricorda molto Golden Axe sotto alcuni aspetti per come funziona. Ma soprattutto c'è proprio una mappa e tutto quanto. Quindi è proprio un beat 'em up vecchio stile, però con una grafica abbastanza carina. Quindi cominciamo a distruggere questi così ve lo mostro. Quindi sicuramente un let's play da fare magari con Yuga e con altri amici potrebbe essere. In 4 deve essere molto figo. Ad esempio se io posso lanciare questo e colpire da lontano e fargli un bel po' di danno. Questo sto fermo e poi posso fare il super attacco. Quindi proviamo a vedere se saltano fuori altri nemici. Ah! Bel picchiaduro a scorrimento come non si vedeva da tanto tempo. Mi ha ricordato anche per il fatto che abbiamo un personaggio piccolo, un po' Merx, il vecchissimo Merx. C'ha degli elementi di Castle Crasher anche, che è un gioco che è diventato famosissimo, che molti di voi sicuramente conosceranno. Non tanto per la grafica, ma proprio per stare tutti assieme a smaciullare un po' di gente. Elementi di Warriors of Fate, che è un altro arcade interessante. Devo dire che non è fatto male, insomma, devo dire. Forse è un po' troppo facile, boh, chi lo sa. Beh, sicuramente un party game di quelli da tenere in considerazione per giocare un po' tutti insieme. È bello che dico è facile e poi mi legnano tantissimo. Vediamo di proseguire da questa parte. Non so neanche se ci saranno bivi o roba del genere, ma potrebbe anche essere. Quindi io posso prendermi a legnate da lontano così anche. Che c'è una mosca che mi sta dando fastidio in real life. E che proprio ti accerchiano e ti attaccano tutti assieme. Ecco, quello è una cosa che può starci tantissimo in questo tipo di giochi. Cibo. Hop. E tra l'altro posso scappare via con questo, quindi
Vediamo pure cosa succede. Ah, qua era successo un bug la prima volta che l'ho provato, che ero finito sotto il ponte e quindi non riuscivo a uscirne più. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio e se soprattutto riusciamo a sconfiggere quello col cavallo, che non ce l'avevo mai fatta ancora. Sì, abbiamo sconfitto quello col cavallo. E questa è una specie di boss T, no? Più o meno. Vorrei curarmi, grazie. Vieni qua. Aha, ce l'abbiamo fatta. Non ho un cavolo di energia, quindi effettivamente c'è un po' di difficoltà. Dai, venite. Attacchiamo da lontano. C'è un pelino di automira. Bisogno di energia. Ottimo. E qua abbiamo una casa? Che cosa abbiamo per la precisione? Volevo cercare di capire se c'erano delle boss battle o roba del genere. Sarebbe utile per mostrarvele. Intanto vediamo pure di andare avanti. Cominciano ad esserci più gente, ovviamente. Ah, ci sono anche gli arcieri. Me l'aspettavo l'arciere. Ah, qua ho saltato male io. Però ricominciamo da qua. Vedete, attacchi più lenti ma più forti. Altro cibo per noi. Ho fatto una bella combo anche lunga. Bene, bene, bene. Proseguire. Sai perché mi voglio morti? Combattiamo con la cascata. Vediamo se possiamo. Se moriamo un'altra volta, magari prendiamo un altro personaggio. Dai, giù a terra. Possiamo entrare qua? Ah, bello! Possiamo prendere o più forza oppure più oggetti. Andiamo con forza. Quindi, ok, possiamo prendere una di queste caratteristiche oppure prendere uno di questi oggetti. Quindi c'è la vita. Bello, andiamo con un pochino più di velocità e basta. Che abbiamo accumulato uno solo di potenziamento, quindi siamo più veloci. Abbiamo anche un sistema allora di potenziamento molto interessante. Possiamo, usando X e Y, possiamo fare anche diverse combo, stavo vedendo. Stile God of War, diciamo. Se vi ricordate che c'era attacco debole e poi attacco più forte. Bello! Questo l'ho scoperto adesso. Possiamo ritornare qua dentro? Uno rimanenti. Andiamo con un pochino più di endurance? No, forza? Ok. Permesso. Bello, attacca i volanti, manetta. Andiamo su tutto e via avanti. Permesso. Ah, ok, devo andare nel punto dove si spostava la telecamera correttamente.
che devono andare verso l'alto. Se io faccio Y e poi facciamo una serie di X di seguito. Ah, facciamo il colpo che colpisce tutto intorno. Un po' di soldi. Boss? Eccolo il boss. Questo è mio. Dai, vieni qua. Ottimo. È un mini boss allora, forse. O forse il boss intero. Sì, mi sa che era un mini boss perché siamo ancora dentro la stessa area. Legnate, botte da orbi. Questa è mia. Boom. Possiamo andare di qua? No. Bello, bello, molto, molto divertente devo dire comunque come gioco. Bello veloce, soprattutto sto pensando, no, cioè non guardatelo da questa situazione, ma immaginatevelo giocato in più persone contemporaneamente. Una combo incredibile, o quasi in realtà. Stiamo arrivando al promontorio. Ottimo, fatti fuori anche questi. Ah, qua mi sa che è tanto di boss. È esploso il Monte Fuji. Ah, bello che arrivano anche le... Arrivano anche i meteoriti. Non i meteoriti, ma più o meno. Via! Far niente. Sono proprio nell'angolino dello schermo adesso, stavo vedendo. Ah, mi spaccano il ponte. Quindi mi tocca fare il giro di qua. Avanti.
Prendiamo tutti i polli del mondo. Ottimo. Abbiamo ucciso anche quello. C'è il teschio. Adesso mi sa che affronteremo un boss. C'è una scacchiera. Pronto? Ah, ok. Ah, siamo proprio... se premiamo una direzione semplicemente possiamo stare in una delle caselle. Quindi c'è un minigame qua. Bello. Qua possiamo stare qua e non ci toccano. Qua possiamo stare qua. Diventerà sempre più difficile, immagino. Eh sì, sempre più veloce. Basta? Aha! Ce l'abbiamo fatta. E quindi abbiamo sbloccato... Ah, è un minigame questo, ok. Bello. C'è un minigame alla fine dello schema. Molto interessante. E qui? A parte gente morta per terra. E qua mi sa che abbiamo... Urca! Un boss. E adesso? Au. Au. Dovrei attaccarlo da lontano. Più che altro bisogna uccidere i piccoli per poter recuperare energia. Au. Au. Ciao. Sono morto. E adesso facciamo continua. Ah, per forza contarlo. Pensavo di poter cambiare canale, cambiare personaggio. Forse devo spostarlo prima. Vediamo un attimo questa cosa. Facciamoci uccidere un paio di volte. E così voglio vedere se posso fare cambiare personaggio. Comunque sembra molto molto interessante il gioco. Ah no, non posso cambiare personaggio perché ho il personaggio con le caratteristiche cambiate, quindi sarebbe da resettare tutto quanto. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Yes. E questo era Clan N, un gioco interessante con questa che è la prima parte di campagna semplice. Qua possiamo andare in giro a recuperare tutto quello che vogliamo dei bonus che abbiamo, e abbiamo tot tempo per recuperarli tutti, quindi c'è anche un po' di competizione con gli altri. Faremo il secondo stage e tanti altri qua nelle fasi. Bello anche gli fondali, insomma, c'ha tante cose molto positive. Che dire, ci vediamo al prossimo episodio, l'ora di sneak peek. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.